Ciao a tutti, oggi prepariamo il goulash di mia suocera. Non è la ricetta originale, ma è la versione che fa mia suocera. Anzi, io l'ho leggermente modificata perché in Thailandia non riesco a trovare tutte le cose che troviamo in Italia. Lei solitamente utilizza il vitello e lo fa praticamente solo di carne e cipolla. Buonissimo, lo potete accompagnare con la polenta, io questo qui in Thailandia lo accompagnerò con il riso. Per questa ricetta ci serviranno 650 g di polpa di maiale, 250 g di pancetta fresca di maiale e 20 g, che sono due fette di bacon, pancetta affumicata. Voi in Italia potete usare il vitello, le stesse dosi e magari un pezzo di lardo invece della pancetta affumicata. Poi ci serviranno 250 g di cipolla, 250 g di patate, 200 g di carote, mezzo bicchiere di vino per sfumare, un cucchiaio di farina, un cucchiaio e mezzo di paprika dolce e mezzo litro di brodo che io ho già messo in un pentolino che è già lì sul fuoco, già l'ho preparato. Allora adesso, prima cosa, dobbiamo andare a tagliare la cipolla a fettine, fini fini. Ecco, poi la mettiamo a rosolare dentro la pentola con l'olio. Aggiungiamo la carota, sempre tagliata fine fine. Andiamo ad aggiungere la pancetta, poi se avete il lardo andrà benissimo il lardo. Poi la carne. Aggiunta la carne, una volta che si è rosolata, sfumiamo con il vino. Poi andiamo ad aggiungere la paprika. La paprika, per evitare che si formino dei grumi, andiamo già a scioglierla con un po' d'acqua, la aggiungiamo alla carne. Una volta mescolato bene il tutto, andiamo ad aggiungere il brodo. Copriamo e lasciamo cuocere per almeno un'ora. Nel frattempo andiamo a pelare la patata, la tagliamo anche quella a dadini. Quando la carne abbiamo visto che è cotta, aggiungiamo la patata, completiamo la cottura e non ci resta che fare la degustazione. Spettacolo con le ricette di mia suocera.
Non si sbaglia mai. Quindi grazie Luciana per averci dato la ricetta. Io l'ho abbinato al riso, essendo in Thailandia, come ho già detto. Voi adesso che andate verso il freddo, quello bello intenso, ve lo consiglio con la polenta. Con la polenta ancora meglio. Bene, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere questo video con i vostri amici e fatemi sapere sotto nei commenti la vostra opinione. Ciao ciao!